corridoi di Venditalia 2014, altro amico incontrato, Andrea Guglielmi della IVG di Prato, io mi confondo sempre, Prato, Pistoia, Pisa, perché la P all'inizio. Allora, Andrea, tu sei arrivato da poco qui? Sì, sono arrivato questa mattina con i miei soci e stiamo facendo un giro per vedere un po' le novità che presenta la fiera. Tu naturalmente stasera sarai al Fuori Salone Illy. Fuori Salone Illy, precisamente, sì, 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 sì. E ci incontreremo nuovamente lì. Nel frattempo, in queste poche ore in cui sei andato a percorrere gli stand e i corridoi di questi due enormi padiglioni di Venditalia, sei riuscito a raccogliere qualche piccola interessante novità, qualcosa che ti ha colpito particolarmente? Sì, credo che a livello di novità sicuramente la Ducale ha presentato una cosa molto innovativa e avanti con i tempi, praticamente il caffè in atmosfera controllata. Ho visto anche tante belle... Cioè, una cosa unica al mondo. Sì, 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 sì. Ci stavano già lavorando altre case costruttrici, però diciamo loro sono quelli che effettivamente lo hanno messo in funzione su un distributore per primi, quindi tanto di cappello alla Ducale. E poi anche alla Necta, allo stand della Necta, ci hanno illustrato le ultime versioni delle loro macchine con il touchscreen, sconto di vendita, telemetria e quant'altro, e anche lì, insomma, passi da gigante a livello di tecnologia. Bene, io allora ti lascio nel frattempo a percorrere i lunghi corridoi di questa fiera, perché c'è davvero tantissimo da guardare, il tempo è sempre pochissimo per potersi concentrare sulle cose più interessanti. Ti offro un dolcino di quelli che provengono da... ecco qui, aspetta, eccolo qui, che provengono dalla Sicilia, sono i buoni di Sicilia, pasta di mandorle al pistacchio, che posso garantirti dopo l'ingresso nel vending sono riusciti a attirare l'attenzione di tutti gli operatori del settore. 3 biscotti in uno stick che vanno nella spirale e che ahimè stanno finendo man mano che i vari amici vengono a dire: mi fai un'intervista, però vorrei anche il biscottino. Che biscotto. Grazie, gradisco molto e alla prossima. Bene, Andrea, grazie a te. Noi nel frattempo continuiamo e naturalmente incontreremo nei prossimi minuti tanti altri amici ai quali chiederemo se sono riusciti a trovare qualcosa di loro interesse in questa Venditalia 2014. Fabio Russo per VenditTV.it continua.